Pone l'obbligo preliminarmente anche per evitare che questa nostra iniziativa, questa nostra importante iniziativa, possa inciampare su polemiche infondate, perché ne ho già le avvisaglie a mezzo di qualche dichiarazione non informata sui fatti, che Martina Franca non c'entra nulla con questo ospedale. Magari qualcuno ha detto nelle scorse ore che il nome che noi avevamo osato, ma a scopo meramente indicativo, cui insomma ognuno può partecipare al referendum sul nome, noi non abbiamo nessun piacere di discutere sul nome, ci piacerebbe discutere dal taglio del nastro. Siccome qualcuno ha detto che avevo osato indicarlo come ospedale della Valle d'Itria e quindi la capitale della Valle d'Itria è Martina Franca, sulla base di questa deduzione è probabile che questo ospedale riguardi Martina Franca. No, questo ospedale non riguarda Martina Franca. Tant'è che alla domanda, o meglio alla riflessione, è stupefacente assistere al fatto che il sindaco del comune di Martina Franca non sia stato invitato. Io rispondo, non è stato invitato perché quella comunità non c'entra con questo ospedale. Però il 12 luglio si diceva il contrario, c'è un comunicato della Regione Puglia. Puoi fare domande. Posso, faccio dopo? No, dopo. Anche lo se posso fare delle domande, quindi di quale testata è? Elezioni Martina. Comunque Martina sta ormai totale. Martina Franca non c'è più. Questa premessa mi serve per dire che il lavoro importante svolto dalle strutture regionali, rappresentate oggi dal dottor Cuomo, che in qualche misura ci ha dato la dimensione della iniziativa che poniamo in campo, si fonda sulle riflessioni già dette per intercettare una popolazione vasta, ampia, che ha il diritto di assistenza ospedaliera e soprattutto il diritto di assistenza ospedaliera qualificata come eccellente. Naturalmente abbiamo tenuto cura nell'individuazione della localizzazione di assicurare un ambito che fosse raggiungibile da tutto il bacino di riferimento, che vedete in qualche modo rappresentato qui attraverso la presenza dei sindaci delle relative comunità, in un'area che essenzialmente è il baricentro di questo perimetro, di questa circonferenza, su cui è stata svolta una misurazione attenta di grande lignaggio scientifico anche per determinare la dotazione dei posti letto, un'area che è sostanzialmente priva di regimi vincolistici sovraordinati.